calmine, ecco qui finalmente la mia morning routine invernale gennaio 2016. Me la state chiedendo in tantissime e quindi prima di partire ve l'ho fatta ed eccola qui. Ogni mattina questa monellaccia di gioia mi sveglia alle 7:30, massimo 8 perché le scappa la pipì. E quindi mi sveglia, ci coccoliamo un pochino, giochiamo, mi viene in testa, mi viene addosso, poi le faccio qualche grattino e passiamo qualche minuto coccolandoci. Per svegliarmi ogni mattina vado un po' su Instagram, vedo i vostri commenti, vedo anche i vostri commenti su YouTube, rispondo a qualche commento, insomma controllo anche il video che ho caricato la sera prima, cosa avete commentato, insomma mi sveglio un pochino guardando i vostri commenti e poi decido finalmente di alzarmi dopo un po' di minuti. La prima cosa che faccio è andarmi a lavare la faccia perché sennò mi sento troppo addormentata e non ci capisco niente. Utilizzo il mio solito detergente di Dior, questo qui mousse, pure te, nettoiante, mi ci trovo davvero molto molto bene. Ve ne ho già parlato in tantissimi video quindi non sto qui a parlarne troppo. E dopo averlo applicato sul viso e averlo un po' bagnato, bagno anche un pochino il Clarisonic e lo passo su tutto il viso. Poi ovviamente mi sciacquo tutto il viso, poi mi asciugo, asciugo anche il Clarisonic. Di solito se ho tempo mi piace fare colazione rimettendomi a letto e mi rilassa un sacco ed è uno dei momenti della giornata più carini anche perché continuo a giocare un po' con gioia e quindi mi piace molto. Poi solitamente accendo anche il computer mentre bevo il cappuccino e leggo qualche altro commento, insomma o edito qualche video, faccio qualche altra cosa. Poi dopo vado a lavarmi i denti. Poi passo alla mia skincare routine, spruzzo un po' di questa acqua di Caudalie, mi piace tantissimo perché sedimenta e mi risveglia proprio tanto tanto e mi rinfresca il viso. Poi applico questa crema idratante della marca Cream, credo sia una marca spagnola e vi lascio il link giù nell'info box, mi ci sto trovando davvero molto molto bene, infatti è quasi finita, idrata molto ma si assorbe subito quindi mi piace un sacco. Come contorno occhi utilizzo questo qui della Roy Dermal, anche questo mi sta piacendo molto, infatti come potete vedere è quasi finito e anche di questo vi lascio il link giù nell'info box. Anzi, consigliatemi una buona crema e un buon contorno occhi perché appunto l'ho quasi finiti. Passando al make up, inizio idratando le mie labbra con quel burro di cacao preso su Shop Mi Sa e poi con questo correttore della palette della Make Up Revolution e con la Beauty Blender e vado insomma a coprire le occhiaie e qualche imperfezione sul viso. Poi applico un pochino di questa cipria della Bionike, non so come si dice, e soprattutto nella zona T. E poi oggi ho provato questo bellissimo blush della Neve Cosmetics, è della nuova collezione Blush Garden di San Valentino e mi piace un sacco, era la prima volta che lo usavo e mi è piaciuto tantissimo. Vi lascio anche di Neve il link giù nell'info box. Poi passo alle sopracciglia, utilizzo questo kit di Benefit, uso prima la cera e poi sopra, siccome la cera è troppo chiara, utilizzo un pochino di quell'ombretto marrone più scuro e poi le pettino con la mia matita Anastasia Beverly Hills che purtroppo è finita come sapete. E poi con quest'altra palette della Make Up Revolution, questa del contouring, prendo quel bellissimo illuminante e lo passo sotto al sopracciglio e un pochino sulle guance e sul naso e poi sfumo bene. E come mascara utilizzo questo qui, lo Tregios Volume di Sephora, mi piace un sacco, fa le ciglia super super lunghe. E
E voilà, truccata e vestita, qui stavo giocando con gioia, aspettando degli amici perché dovevamo andare sulla neve quel giorno, infatti ho anche un bello zainetto. Siamo andati a Campo Felice in Abruzzo, ho fatto anche il vlog quel giorno, quindi se ve lo siete perso andate a vederlo perché è stato troppo carino. Abbiamo bevuto cioccolata calda, questo era il mio outfit of the day, jeans stivali da neve, il mio burrich e sciarpa, cappello e guanti da motorino perché faceva un sacco freddo, ma ci siamo divertiti tantissimo a scendere con lo slittino, ci siamo arrampicati lì su quella montagna 50.000 volte, è stato davvero troppo 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 divertente. Questa qui era la vista dall'alto, era bellissimo, c'era un sacchissimo di neve. E poi mi ci sono ovviamente anche rotolata. E quindi gemmine, questa qui era la mia morning routine gennaio 2016, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando se così fosse lasciatemi tanti mi piace, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornate su nuovi video e vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao gemmine! Buongiorno gemmine! Oggi non mi trucco perché non mi va, perché ieri mi sono truccata troppo e anche l'altro ieri. E c'è anche Cesar, sono le 3:30, quindi scusate ma non ho iniziato il vlog prima oggi perché sono stata tutta la mattinata a editare.